e nell'ultima nella lettura numero 222 che segue quella rossa, chi ha sentito il numero avrà già capito, è qua con noi quest'oggi al Motor Show, 5 volte campione del mondo motocross, Tony Cairoli, alla sfida delle Legend Cars per prendere visione un po' con un tratto di pista che lo vedrà protagonista del Bettega sabato e domenica. Tony Cairoli quindi ha iniziato ad apprezzare le quattro ruote, sarà qua la Bettega come premio da parte di Red Bull, aveva dichiarato prima dell'inizio del campionato motocross 2011: se vinco questo titolo mi fate fare un rally con la VRC. Red Bull è stata di parola e quindi gli ha permesso di gareggiare, gareggerà sabato e domenica con la Citroen DS3 che è di Sebastian Loeb, e ora è là, lo possiamo vedere all'interno della, dovrebbe essere quello che arriva a ruote inchiodate, sì, quello con la scritta Motor Show sulle fiancate, e lo sta seguendo col numero 2 Loris Reggiani, ex pilota, ormai famoso telecronista del mondiale della MotoGP. Eccoli, sono già ingarellati alla curvone Fiat 180 gradi, gran traverso di Loris, e quindi Tony Cairoli quest'oggi protagonista dello spettacolo, e anche disponibile sicuramente per qualche intervista in giro per i padiglioni. Ha beccato un sorpasso all'interno, certo, ha trovato la terra. Reggiani supera, attenzione al traverso del Loris, attraversare davanti a Tony. Queste Legend Cars, queste vetture fabbricate in America con il motore Yamaha 1200, e si vede che sono fabbricate in America perché ricordano tantissimo, dai dragster a quelle vetture assurde che vediamo nei filmati, gareggiare in America, quei campionati incredibili. A me piacciono un sacco e ci si può gareggiare, ci si potrà gareggiare nella stagione 2012 al motodromo di Castelletto di Branduzzo con un monomarca, vetture tutte uguali, arrivano in kit. Ora non sono in tempo a farmi regalare per Natale la scatola di montaggio, però con costo relativamente contenuto, però dalla bassissima manutenzione, pneumatici stradali, freni a disco all'anteriore, tamburo posteriore, bello il freno a tamburo, affidabile dietro. Tanto i più veloci in pista, inutile dirlo, sono i motociclisti, non ce ne vogliono. C'è il Loris Reggiani che va a sorpasso. Guardalo. Dietro sorpasso la bianca numero 2. Il numero 2, lui è lo spettacolare. Lui è lo spettacolare. Lui stamattina ha recuperato bene, ha richiamato il posteriore. Il 77 dei nostri stamattina ha già sbriciolato mezza barriera, non si è storto nemmeno il paraurti. Il 77 dei nostri davanti, qui fanno i garelli. Guardate Loris dopo il drifting. Dov'è Tony? Eccolo qua, Cairoli, casco aperto. Anche qui qualche, i fortunati hanno il parabrezza, gli sfortunati vivono in una refola, un tornado, chi non ha il vetro. È il 77, la carrozzeria arriva bianca, poi ve la potete dipingere come vi pare e fare questo campionatino, ma le potete usare anche nelle gare in salita, negli slalom, con una licenza, quella di approccio da pilota. Intanto è volato il cofano, volato il cofano posteriore per Cairoli alla curvone 180 gradi, viene recuperato dal celere servizio in pista curato dall'ACAB di Bologna. Recuperato il cofano parte di Cairoli e all'ingresso box, ed adesso è più leggera, c'è il cofano ancora, pesano pochissimo queste vetture. Ricordiamo che dopo questa esibizione delle Legend Car saranno in pista le vetture per l'Abarth Taxi Driving e poi il test ride della Lamborghini, queste affascinanti, spettacolari, velocissime vetture che nuovamente si presentano al Motor Show come oramai una tradizione consolidata. Poi al termine alle 13:10 ancora i funamboli della scuola di polizia Stunt Show, poi di nuovo sistemazione pista da rally e via con batteria seconda manche e seconda gara. Allora,
La bandiera a scacchi va data alla numero 2 di Reggiani, che l'ha vinta perché li ha superati tutti, è partito ultimo e primo. Anche per Valentina, la sua compagna Loris, è primo. Facciamo la classifica tutta nostra. Piacciono tanto, te lo dico subito. Sì, lo so che ne vuoi guidare una, Carlo. No, vabbè, non ci sto dentro. Le Reggiani al comando. Vediamo il gruppo dove c'è anche Tony Cairoli. Tony Cairoli alle scritte Motor Show sulle fiancate, è quarto. Vai. Il nostro 77 è quinto. Dai gas. Oh, sorpasso per Cairoli, va al terzo posto. Va a far traversi in ingresso nel retiro delle tribune. Mento alzato per Loris alla guida di questa vettura, è in testa sopra tutti, è decisamente più veloce. Sì, primo doppiaggio. Tony Cairoli in lotta per il secondo posto. Guardate che traverso per Reggiani. Gran traverso per Loris Reggiani. Se ci appassioniamo a queste macchinine, c'è anche scritto guida sicura da una parte, perché è una delle esperienze che si possono fare a Castelletto, al motodromo, provincia di Pavia, questa spettacolare, modernissima struttura, teatro anche di eventi legati alle due ruote, come i campionati supermotard, poi questo monomarca con queste legend cars. Che traverso per il Reggio. E Cairoli adesso approfitta della fase di doppiaggio per farsi sotto alla seconda posizione. Eccoli alla staccata, ha migliorato la sua confidenza sul tratto in asfalto. Ecco qua Cairoli numero 222. Loghi Motor Show continua a guadagnare qualcosa, non sappiamo chi sia il suo avversario, tant'è che lo deve superare. Eccolo, si rinnova questo confronto, adesso ha preso un po' la scia Reggiani, ormai largamente al comando. Cairoli un po' sottosterzante, è il rapporto con la velocità e soprattutto con la reazione dell'asfalto che deve perfezionare. Il nostro, il 77 in rimonta, ma un po' indietro. Resta lì posto dove il Reggio sta arrivando al curvone Fiat 180 gradi, sembra nato a bordo della Legend Car.